Nella lezione di oggi, ci siamo? Nella lezione di oggi affronteremo lo studio della seconda causa che provoca la variazione del valore del denaro nel tempo. Fino adesso abbiamo parlato di capacità reddituale del denaro e quindi di tassi di interesse, adesso invece parleremo della variazione dei prezzi nel tempo. La variazione dei prezzi nel tempo è un fenomeno noto con il nome di inflazione. Allora, il denaro viene detenuto ovviamente non principalmente per essere investito e quindi per generare reddito, cioè interessi, cosa di cui abbiamo parlato finora, ma anche e soprattutto il denaro viene detenuto in quanto mezzo di scambio per poter ottenere beni o servizi in un qualsiasi momento in cambio di denaro. Appunto, il rapporto di concambio tra denaro e beni e servizi si chiama prezzo. Noi nello studio della microeconomia che faremo qualche lezione capiremo quali sono le determinanti dei prezzi dei beni, cioè quali sono le variabili del sistema economico che provocano la variazione dei prezzi dei beni. Il problema è che anche a parametri del sistema economico costanti, quindi in situazioni in cui non c'è nessuna perturbazione all'interno del sistema economico, si assiste ad una variazione dei prezzi nel tempo. E questo genera un po' una stortura del sistema, un po' un'anomalia. Tutti i parametri del sistema economico sono costanti, eppure i prezzi, senza alcuna apparente ragione teorica, si modificano nel tempo. Questo fenomeno si chiama appunto inflazione. È un fenomeno abbastanza complesso, è un fenomeno di natura macroeconomica essenzialmente, ne abbiamo detto più volte che non affronteremo il studio della macroeconomia, ci sono diversi economisti che hanno provato a postulare, a formulare delle leggi per spiegare il fenomeno dell'inflazione, qualcheduna ha trovato un maggiore riscontro nel confronto con gli ideali, qualcun'altra legge ipotizzata un minore raffronto con i dati reali, però alla fine questo fenomeno esiste e quindi dobbiamo tenerne conto. Adesso non è che entriamo nel merito di capire quali sono le variabili macroeconomiche che spiegano l'inflazione, a noi interessa per quello che stiamo facendo proprio l'effetto del fenomeno, la variazione dei prezzi nel tempo. Questo fa sì che il valore del denaro nel tempo si modifica, perché evidentemente se i prezzi si modificano nel tempo non è indifferente possedere una somma di denaro costante in un istante piuttosto che in un altro istante di tempo, no? Possedere 1000 euro oggi o possedere 1000 euro tra un anno non sarà la stessa cosa, perché con la stessa quantità di moneta non potremo acquistare la stessa quantità di beni. Se i prezzi aumentano, evidentemente la quantità di moneta, di beni che potrò acquistare tra un anno risulterà minore. Se i prezzi diminuiscono, perché i prezzi possono anche diminuire, la quantità di beni che potrò con questi 1000 euro acquistare tra un anno risulterà invece essere maggiore. E di questo dobbiamo tenerne conto, ne daremo conto quando faremo le nostre valutazioni di analisi degli investimenti. Così come abbiamo tenuto conto sinora degli interessi, dovremo tenere conto della inflazione, appunto. Per prima cosa abbiamo bisogno di capire come misurare l'inflazione. Per misurare l'inflazione utilizziamo il tasso di inflazione. Che concettualmente è definita come è definito come la variazione percentuale dei prezzi, la variazione percentuale dei prezzi dell'insieme dei beni scambiati all'interno di un sistema economico in un determinato intervallo di tempo. La variazione percentuale dei prezzi dell'insieme dei beni scambiati all'interno di un sistema economico in un determinato intervallo di tempo.
del tutto simile al tasso di interesse come definizione, anche se ovviamente riguarda un fenomeno diverso, non c'è dubbio. Allora, che cosa stiamo parlando, almeno dal punto di vista concettuale? Siamo all'interno di un sistema economico, supponete all'interno di un paese, l'Italia. Siamo al 31 dicembre 2015, scegliamo un intervallo di tempo, un anno, e quindi ci spostiamo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, misuriamo quali sono i prezzi di tutti i beni e servizi scambiati in Italia in quell'intervallo di tempo, nell'anno, quindi in tutto il 2016, calcoliamo con i metodi di cui parleremo tra poco una sorta di prezzo medio di tutti questi beni e servizi, vedremo poi che cosa sarà questo prezzo medio. Abbiamo fatto la stessa cosa nell'anno precedente, nel 2015, la variazione percentuale di questa sorta di prezzo medio sarà il tasso di inflazione. Dire che nel 2016 c'è stato un tasso di inflazione del 2% significherà dire che i prezzi dei beni e servizi sono aumentati del 2%. D'accordo? Quindi è un concetto abbastanza semplice, quello di inflazione e della sua misura del tasso di inflazione. Dove nasce il problema? Immaginerete che ci sono enormi problemi di misura di questa grandezza. È un po' il problema che abbiamo ogni qualvolta, è un po' il problema che abbiamo con quasi tutte le grandezze macroeconomiche, cioè ogni qualvolta con un unico numero vogliamo rappresentare un fenomeno molto complesso. Pensate al PIL, con un unico numero voglio misurare il valore della produzione, prodotti e beni e servizi in un paese, in un anno. Poi la stessa cosa, con un unico numero voglio misurare la variazione dei prezzi di tutti i beni e servizi, scambiati in un paese, in un anno. Cosa dovrei fare? Se la volessi misurare con precisione, dovrei andare a enumerare, cioè a individuare tutti i beni e servizi scambiati in Italia nel 2016. Per ognuno di questi beni e servizi scambiato in poste diversi, ovviamente, dovrei andare a rilevare il prezzo. Dopodiché avrei bisogno di un sistema per mediare tutti questi prezzi. Mi calcolo la variazione percentuale o il tasso di inflazione. Evidentemente è un'operazione che non posso fare, solo per andare a individuare un po' come era il PIL. Quali sono tutti i beni e servizi scambiati, impiegherei mesi e farei sicuramente degli errori. Il risultato è che il tasso di inflazione si misura con dei metodi statistici, cioè si cerca di individuare un insieme di beni, che si chiama paniere di beni, che rappresenta nel miglior modo possibile, dal punto di vista statistico, tutti i beni e servizi che vengono scambiati nel sistema economico che stiamo osservando. Quindi individuiamo un sottoinsieme di questi beni, che chiameremo un paniere di beni, con una metodologia di natura appunto statistica, no? Abbiamo una popolazione, dobbiamo estrarre un campione. Quindi individuiamo questo campione, questo paniere che rappresenta appunto nel miglior modo possibile dal punto di vista statistico tutti i beni e servizi che vengono scambiati nella nostra popolazione. A questo punto, individuato questo paniere, che sceglieremo in maniera opportuna, cioè sceglieremo un paniere che sia in qualche modo osservabile, cioè fatto da un numero finito di beni, questo è ovvio, ma anche una dimensione tale per cui è ragionevole andare fisicamente a rilevare i prezzi dei beni che fanno parte di questo paniere. Cioè ci sono delle persone che vanno in giro e vanno a rilevare quali sono i prezzi che relativamente ai beni di questo paniere vengono utilizzati per gli acquisti e le vendite, e lo fanno nei diversi posti d'Italia, perché naturalmente ci saranno prezzi diversi. Se deve acquistare un litro di latte a Bari piuttosto che a Milano, probabilmente ci saranno prezzi diversi relativamente a questo stesso bene. Quindi sono delle persone, dei rilevatori, che vanno in giro a rilevare i prezzi di questi panieri. Dopodiché si fa una sorta di prezzo medio. Ovviamente non si tratterà di una media aritmetica, non avrebbe senso, ma la media sarà una media ponderata, cioè il prezzo medio sarà ottenuto sommando i prezzi dei beni del paniere moltiplicati per degli opportuni pesi. Cosa rappresenteranno questi pesi? Beh, innanzitutto dovranno tenere conto della
percentuale di consumi dell'intera popolazione dei singoli beni che fanno parte del paniere. Supponiamo per la semplicità che nel paniere ci siano solo due beni, cibo e vestiti, e la popolazione spende il 30% del suo reddito in cibo e il 70% del suo reddito in vestiti. I pesi che servono per calcolare questa sorta di peso medio devono tenere conto di questo fatto, quindi approssimativamente un peso del 30% sarà dato al prezzo dei vestiti, un peso del 70% sarà dato al prezzo del cibo. Inoltre bisognerà fare delle operazioni di normalizzazione per tener conto che i prezzi sono espressi in valuta. Quindi, poiché dobbiamo mettere insieme beni che costano un euro e beni che costano 100.000 euro, è evidente che quando andiamo a fare la media dovremo in qualche modo normalizzare questi prezzi rispetto a degli opportuni valori medi che tengono conto, no, dei prezzi delle diverse categorie di beni. Si fanno quindi una serie di operazioni di questo genere e si arriva ad avere una sorta di prezzo medio dei panieri di beni. Questa sorta di prezzo medio lo chiamiamo indice dei prezzi. In particolare, se i beni sono beni di consumo, abbiamo quello che si chiama indice dei prezzi al consumo. Ci sono diversi indici dei prezzi, indice dei prezzi delle materie prime, ad esempio, e così via dicendo. Quello che a noi interessa è l'indice dei beni direttamente acquistati dai consumatori finali, indice dei prezzi al consumo. In realtà, l'indice, per arrivare a calcolare l'indice dei prezzi al consumo, si fa ancora un'altra operazione. Si preferisce non avere a che fare con un numero espresso in valuta, ma con un numero puro. Ecco perché la parola indice dei prezzi al consumo. E si fa in questo modo: si sceglie convenzionalmente un anno come anno base, supponiamo il 2010, anno base. Si va a calcolare questa sorta di prezzo medio dei beni che fanno parte del paniere, di cui ho parlato prima, supponiamo che sia uguale, che so, a 180 euro, e si prende convenzionalmente questo valore come un valore dell'indice dei prezzi al consumo pari a 100, cioè si pone nell'anno base l'indice dei prezzi al consumo pari a 100, numero adimensionale, dove per tradurre questo numero in valuta bisogna andare a vedere qual era il prezzo medio dei beni nell'anno base, appunto 180 euro, quindi si è posto 100 uguale a 180 euro. E da questo momento in poi tutti gli indici dei prezzi al consumo negli anni successivi saranno normalizzati rispetto a questo valore, in modo tale che se nel 2011 abbiamo un indice dei prezzi al consumo pari a 110, stiamo dicendo che i prezzi sono aumentati del 10%, sono passati da 100 a 110. Evidentemente il prezzo medio dei beni sarà quindi passato da 180 a 198 euro, aumentato del 10%. Però a noi non interessa il valore assoluto, prima cosa perché questo prezzo medio non ha alcun significato in termini reali, no? Dipende da quali sono i prezzi dei panieri, come abbiamo normalizzato, come abbiamo ponderato nel fare la somma, e seconda cosa perché l'indice dei prezzi al consumo ci serve solamente per calcolare la variazione percentuale, cioè per calcolare l'inflazione. Chi fa questa operazione? Beh, tipicamente in ogni Stato, o quantomeno in ogni paese in cui vige un'economia di mercato, ci sono degli organi dello Stato che hanno il compito di rilevare queste grandezze macroeconomiche fondamentali. Organi che sono indipendenti rispetto al governo, perché come vedremo, come dire, è chiaro che i governi sono molto interessati a queste grandezze, per esempio al tasso di inflazione, da poco ne discuteremo i motivi. E quindi è opportuno che chi fa il conteggio di questi numeri sia un organo indipendente rispetto al governo, in modo che possa offrire dei numeri che siano dei numeri indiscutibili.
In Italia, per esempio, questo organo è l'Istituto Centrale di Statistica, l'Istat, che fa questa operazione. Quando viene fatta questa operazione? Beh, è evidente che non è che si può andare ogni giorno a rilevare questi prezzi, è un problema, come dicevo, abbastanza complesso. Bisogna andare in giro, rilevare, fare i calcoli, essere sicuri, ritornare a fare delle rilevazioni per vedere se non si è sbagliato e così via dicendo, questo in diverse città. Quindi sicuramente non lo si può fare ogni giorno. In Italia e in quasi tutti i paesi lo si fa mensilmente. Cioè mensilmente si va a fare questo tipo di operazione e si va a rilevare appunto l'indice dei prezzi al consumo. Si vanno a rilevare i prezzi e poi a calcolare l'indice dei prezzi al consumo mese per mese. Prima di tornare al tasso di inflazione, qualche altro commento. È evidente che queste grandezze appunto sono calcolate in tutti i paesi in cui vige un'economia di mercato. Ed è chiaro che questi organi che fanno queste operazioni in qualche modo si raccordano tra loro, perché questi indici devono essere confrontabili tra i diversi paesi, altrimenti hanno solo una valenza interna e non possono essere usati per dei confronti tra le economie dei diversi paesi. Il che significa che non è che ogni paese può scegliere i banieri in maniera assolutamente indipendente. In qualche modo c'è un raccordo appunto tra i diversi paesi e si cerca di avere degli indici confrontabili che pur tengono conto delle particolarità dei singoli paesi. Altro commento: sono sempre costanti questi beni? Assolutamente no. Man mano che si modificano i consumi medi della popolazione all'interno di un paese, ci sono panieri che escono fuori, beni che escono fuori dal paniere e altri beni che li sostituiranno. Ed è un fatto che avviene di fatto in maniera continuativa. In alcuni casi, quando questa sostituzione provoca una notizia che ha valenza di cambio di costume, all'interno di una popolazione, viene anche riportata nei telegiornali come nota di colore, se vogliamo. Spesso questo avviene quando si ha a che fare con beni che hanno a che vedere con la tecnologia, no? Per far capire che appunto il progresso tecnologico sta cambiando le abitudini delle persone. Qualche volta l'avete sentito nei telegiornali, che so, è entrato nel paniere il lettore di MP3, è uscito il lettore di CD-ROM. Questo fa capire che c'è stato un nuovo paradigma tecnologico che ha fatto cambiare i consumi medi della popolazione. Malanno di stagione, speriamo che gli passi. Altra cosa, l'anno base è sempre lo stesso, non proprio, si preferisce avere a che fare con dei numeri che siano abbastanza vicini a 100, non con dei numeri troppo elevati. In realtà tutto potrebbe funzionare anche con dei numeri molto lontani da 100, però come dire, sono antipatici. Perché teniamo conto che se abbiamo a che fare con 100 e 110, io immediatamente calcolo la variazione percentuale. Incominciare ad avere a che fare con numeri magari un po' più lontani da 100 rende anche il calcolo abbastanza difficile, o comunque poco simpatico, motivo per cui periodicamente si modifica l'anno base. In tutti e due i casi, modifica dell'anno base o modifica dei beni che fanno parte del paniere, si fanno delle operazioni per ricostruire la serie storica, che naturalmente deve essere continuativa. Si modificano dei beni, entrano nuovi beni del paniere, sempre con metodi statistici, si stima quanto sarebbero costati questi beni negli anni precedenti se fossero esistiti. Naturalmente una stima si fa sempre con metodi statistici e si cerca appunto di avere una serie unica. Stessa cosa, si cambia l'anno base, qua è più banale, si riporta tutto a una nuova normalizzazione. Evidentemente negli anni precedenti agli anni base avremo numeri molto lontani da 100, ma a quel punto noi l'inflazione già l'abbiamo calcolata negli anni precedenti, quindi ci interessa poco. D'accordo? Bene, quale che sia il metodo di calcolo, abbiamo calcolato questo indice dei prezzi al consumo. Abbiamo capito cosa rappresenta, grosso modo, un prezzo medio dei beni che vengono scambiati, tra virgolette, non prendiamola come media aritmetica, non ha niente a che vedere,
diciamo un prezzo che rappresenta i consumi medi, così è più corretto, di una certa popolazione. Si può calcolare l'inflazione, il tasso di inflazione, in questo modo. Per definizione, il tasso di inflazione F tra un istante T e un istante T più 1 sarà uguale alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'istante T e l'istante T più 1, e quindi sarà uguale all'indice dei prezzi al consumo a T più 1 meno l'indice dei prezzi al consumo a T diviso, faccio una C grande, diviso l'indice dei prezzi al consumo a T. Bene, torniamo al nostro tasso di inflazione. Se questo periodo è un mese, dicevo che l'inflazione viene rilevata mese per mese, e quindi ad esempio una rilevazione è stata fatta il 31 agosto, la rilevazione successiva è stata fatta il 30 settembre del 2016, avremo un tasso di inflazione mensile. Se confrontiamo i dati di un trimestre, avremo il tasso di inflazione trimestrale. Se confrontiamo i dati tra un anno ed il successivo, avremo un tasso di inflazione annuale. In particolare, se questo confronto viene fatto 31 dicembre su 31 dicembre, è evidente che il 31 dicembre è un momento particolare, no? Si chiude l'anno, e quindi se io devo memorizzare in una serie storica un tasso di inflazione annuale, memorizzo appunto quello ottenuto confrontando i dati di un 31 dicembre con il 31 dicembre precedente. E infatti, quando parliamo di tasso di inflazione annuale, in realtà parliamo proprio di quello. Confronto tra l'indice dei prezzi al consumo rilevato alla fine di dicembre di un certo anno e l'indice dei prezzi al consumo rilevato alla fine, al 31 dicembre o comunque alla fine di dicembre dell'anno precedente. Per essere precisi, se faccio questa operazione, sempre prendendo come riferimento un anno, ma ad esempio confrontando settembre su settembre, avrò quello che si chiama un tasso di inflazione tendenziale annuale. È sempre un tasso annuale, però lo chiamo tendenziale, lo misuro perché ho i dati e mi serve a questo, no? A cercare di capire qual è la tendenza per la variazione del tasso di inflazione annuale, propriamente detto, che è quello che vado a misurare. Alla fine di dicembre. Chiaro il concetto? Mi sembra abbastanza evidente. Prendo due anni, 2015-2014, 31 dicembre, supponiamo ad esempio che l'indice dei prezzi al consumo 31 dicembre del 2015, quindi mettiamo 2015, sottintendendo 31 dicembre 2015, sia uguale a 124, l'indice dei prezzi al consumo del 2014 uguale a 115, vado a fare la variazione percentuale, l'inflazione del 2015, tasso di inflazione del 2015 sarà uguale a 124 meno 115 diviso 115, quindi uguale a 9 diviso 115, che verrà quello che verrà, il 7-8%. D'accordo? Diciamo l'8%. Anche qui lo misuro con notazione decimale, quella che utilizzerò nei calcoli, oppure la notazione percentuale, quella che utilizzo nel linguaggio comune e che non mi serve nei calcoli. Questa inflazione, questo tasso di inflazione varia paese per paese, all'interno di uno stesso paese varia anche nel tempo, anche in maniera molto significativa. Quanto è secondo voi il tasso di inflazione in Italia oggi? Annuale, eh? Se dovesse dire un numero? Prego? No, non sento, non è che... Quanto? Non ho capito. Dite un numero, su. 4%. No. 20%, no. Avete mai letto un qualsiasi giornale o sentito un qualsiasi telegiornale di natura economica? 20% in questo momento saremo veramente al cataclisma in questo momento in Italia. Qualcuno ha detto zero, è così.
Anzi, per la verità, in questo momento in Italia il tasso di inflazione è negativo. I prezzi possono aumentare, possono diminuire. Se i prezzi aumentano, si dice che c'è inflazione, tasso di inflazione positivo. Se i prezzi diminuiscono, si dice che c'è deflazione. Tasso di inflazione negativo, deflazione. In questo momento in Italia il tasso di interesse, di inflazione è di meno 0,3, meno 0,4. Dobbiamo vedere, questo è il tendenziale, Ci sono ancora altri 3 mesi, vediamo cosa succederà, ma tutto lascia supporre che nell'intero anno 2016 il tasso di inflazione annuale sarà negativo, cioè i prezzi stanno scendendo. Tenete conto di una cosa, ovviamente, come dicevo, ci sono sicuramente, possono esserci degli errori di misura, no? Infatti spesso ci sono delle critiche anche dei giornali, sì, ho capito, il tasso di inflazione è questo, ma io vedo i prezzi che dei beni che acquisto che variano in misura molto maggiore. Beh, innanzitutto questo tasso di inflazione non rappresenta la variazione dei beni consumati dalla singola persona, ma la variazione dei beni consumati dal consumatore medio di una certa nazione. Quindi per poter dire questo, per prima cosa io mi sto identificando col consumatore medio. Ovviamente qui si fanno dei macro errori, perché non si sa magari che si è molto più ricchi o molto più poveri del consumatore medio. Tenete conto che naturalmente questo sposta parecchio la faccenda. Tanto è vero che spesso si parla di inflazione percepita proprio per indicare, da una certa categoria di consumatori, per indicare questo fatto. Magari un certo consumatore o una certa categoria di consumatori percepiscono, no, un'inflazione. Se io sono una persona che per lavoro viaggia tanto, è evidente che nel mio paniere il costo del carburante peserà tantissimo e quindi io percepisco l'inflazione in maniera distorta rispetto alla popolazione media che usa l'auto molto meno di me. Per me l'inflazione è quasi totalmente la variazione del prezzo del carburante, mentre invece per il consumatore medio che fa molti meno chilometri di meno il peso del carburante è molto minore. D'accordo? Ciò nonostante, comunque, in questo momento in Italia i prezzi medi dei beni stanno diminuendo. È sempre stato così? No. In Italia per diversi anni, grosso modo per un ventennio, anni 70 e anni 80, effettivamente il tasso di inflazione era dell'ordine delle due cifre. Variava tra il 10 e si è arrivati pure al 20%. Quindi i prezzi variavano del 20% all'anno. Come dicevo, l'inflazione è un fenomeno osservato con grande attenzione dai politici che devono stabilire la politica economica di un paese. Perché? Innanzitutto è un fenomeno molto impopolare. Che significa che i prezzi aumentano del 20% in un anno? Che se un cittadino che vive di salario, di stipendio, si trova nella condizione di avere in quell'anno lo stipendio costante, di fatto si sarà impoverito in termini reali del 20% in un solo anno, che è un'enormità. Ciò significa che con lo stesso stipendio, da un anno all'altro, potrà acquistare il 20% di beni in meno. Tenendo conto che lo stipendio medio il reddito medio di un cittadino, anche oggi in Italia, quanto è secondo voi il reddito medio di un italiano? Prego? All'anno lordo, quanto è il reddito? 30.000. Sì, grosso modo sui 30.000 euro, qualcosa. Quello è l'ordine di grandezza. Ebbene, stiamo parlando non di una persona che naviga nell'oro, no? Se all'improvviso ha una famiglia e si trova con la possibilità di acquistare il 20% di beni in meno in un anno, si incominciano ad avere dei problemi significativi. Anche meno di 30.000 euro, il reddito medio. Diciamo, più spostato verso i 20.000 che i 30.000. Reddito medio. Poi bisogna distinguere se parliamo di reddito medio di occupati o di reddito medio di tutti i cittadini. Nel reddito medio di tutti i cittadini ci sono naturalmente tutte le persone che
sono ancora minorenni o comunque sono ancora studenti e non hanno alcun reddito e quindi fanno notevolmente abbassare la media. Se invece la media è fatta sugli occupati, che naturalmente è una delle medie che si fa, allora ci avviciniamo più magari a queste grandezze. Se invece è fatta su tutti i cittadini, siamo abbastanza lontani, questo per inciso. Allora dicevo, è chiaro che è un fenomeno molto impopolare, all'improvviso mi impoverisco in termini di potere di acquisto del 20%, sono arrabbiato, devo accusare qualcuno, la prima persona che mi viene da accusare è chi governa il paese, non c'è dubbio, è colpa di chi governa il paese. In realtà il fenomeno è molto complicato, perché chi governa il paese fa la politica economica del paese, ma non fissa i prezzi. Ricordiamoci che in un'economia di tipo capitalista è il mercato che fissa i prezzi. E certo, poiché i cittadini votano, e chi governa il paese guarda con molta paura un fenomeno di questo genere. Inflazione molto alta è sempre vista molto negativamente da chi governa politicamente un paese. E quindi cerca di mettere in atto delle misure per cercare di ridurre l'inflazione. Quali sono queste misure? È molto difficile regolare l'inflazione. Una misura che potrebbe attuarsi, e che in qualche caso si è attuato, all'improvviso il governo decide di fissare per legge dei prezzi, o meglio, decide di fissare per legge dei prezzi massimi di alcune categorie di beni, per esempio dei beni di prima necessità. Attenzione, cosa abbiamo detto nella prima lezione? Ci torneremo. In un'economia di tipo capitalista è il mercato che fissa i prezzi, con le leggi che studieremo tra qualche lezione. Se il governo decide di fissare i prezzi, entriamo in un altro tipo di economia, un'economia di tipo socialista. Quando all'interno di un'economia di tipo capitalista il governo si mette a fare, o lo Stato, correttamente, si mette a fare un lavoro che la teoria economica non gli attribuisce, si generano delle storture nel sistema. E non è detto che poi gli effetti di queste decisioni vadano realmente nella direzione che si era pensata di avere quando si sono appunto ipotizzate le decisioni stesse. No. Faccio un esempio banale. Decido per legge di fissare dei prezzi massimi. Ho capito, ma visto che siete in un'economia di tipo capitalista non posso anche obbligare le imprese a vendere i beni a quei prezzi, come avviene in un'economia di tipo socialista. E quindi le imprese si fanno i loro conti e dicono: a quel prezzo non mi conviene, io non vendo quel bene. O quantomeno faccio finta di non venderlo a quel prezzo. Me lo conservo, me lo tengo in magazzino, prima o poi, se le imprese decidono di non vendere a quel prezzo diventa insostenibile, perché poi la popolazione richiede quel bene di prima necessità, quel bene non si trova nei magazzini, il governo deve cambiare idea e deve fissare un nuovo prezzo massimo. Oppure, peggio ancora, seppur naturalmente entreremo nelle legalità, io lo vendo in canali paralleli al di fuori dei mercati controllati dallo Stato per ottenere un prezzo maggiore. Tenete conto che poiché il prezzo è stato regolamentato, addirittura quel bene diventa ancora più prezioso per chi riesce a prenderlo in canali paralleli, no, cose che sono capitate nei diversi anni. Un altro modo molto più complesso per regolamentare l'inflazione è quello di gestire la quantità di moneta disponibile all'interno di un paese. In questo momento in Italia sarebbe molto complesso, perché non è il governo italiano che fissa la quantità di moneta disponibile, ma l'Italia ha ceduto questa sovranità nel momento in cui è entrata nell'euro, alla banca centrale europea. Comunque supponiamo, per semplicità, di tornare indietro di 15 anni, quando c'era la lira e quindi era comunque all'interno del paese si decideva la quantità di moneta di immettere nel circuito economico. Seppur non c'è un rapporto causa-effetto così scontato, immaginerete che la quantità di moneta presente all'interno del paese o del sistema economico è legata all'inflazione. Se io raddoppio la quantità di moneta dall'oggi al domani e lo do a parità di tutto, il doppio dei soldi a tutti quanti, come dire, prima o poi i prezzi aumenteranno, magari non si raddoppieranno, d'accordo? Ci sarà, non c'è un meccanismo così perfetto, però è evidente che prima o poi i prezzi dei beni aumenteranno, perché i beni quelli sono. Cosa è cambiato in maniera così subitanea, no? Da un istante all'altro? I beni quelli sono, la quantità di moneta è raddoppiata, a un certo momento questa moneta serve per acquistare beni,
il meccanismo provocherà prima o poi una variazione dei prezzi in rialzo, cioè un'inflazione positiva. Discorso opposto: se io voglio ridurre l'inflazione, posso ridurre la quantità di moneta cercando di provocare in maniera artificiosa una diminuzione dei prezzi. Non è così semplice. In tutti i casi non è così facile regolamentare l'inflazione. O un'altra cosa, se l'inflazione è comunque vista con preoccupazione da chi gestisce la politica economica di un paese, addirittura la deflazione è vista con terrore da parte di chi gestisce la politica economica di un paese. Sono molto pochi i momenti in cui c'è una deflazione, si cerca sempre, il dibattito che sta avvenendo proprio in questi giorni, no? Se leggete un qualsiasi giornale quotidiano, anche un quotidiano economico, si parla di questo, come cercare di uscire fuori dalla deflazione. Perché questo? Apparentemente i prezzi diminuiscono, i cittadini a parità di stipendio possono acquistare più beni, siamo tutti quanti felici e contenti. Non funziona così, c'è un problema. Il problema è questo: supponiamo che ci sia una deflazione, i prezzi stanno diminuendo. In un paese sviluppato economicamente, i cittadini non acquistano solo beni di prima necessità, ma anche e soprattutto beni voluttuari, cioè che non gli servono per sopravvivere, ma che in qualche modo sono di più. E sono una fascia di consumi molto forte all'interno di un paese. Se io vedo che i prezzi scendono e mi devo comprare il quarto paio di scarpe di marca, tutto sommato magari ritardo il mio acquisto sperando che queste scarpe continuino a diminuire come prezzo. Se tutti facciamo se tutti abbiamo la stessa idea, nessuno di noi, o comunque molti di meno, comprano le scarpe. Studieremo in microeconomia che i prezzi saranno fissati, lo anticipo, dall'incontro tra domanda ed offerta. Se a parità di offerta, cioè di beni prodotti dalle imprese, la domanda all'improvviso diminuisce, è intuibile, lo anticipiamo, i prezzi diminuiscono. Quindi che cosa succede? C'è deflazione, le persone si attendono che i prezzi continueranno a scendere e acquistano meno beni, perché non è che decidono di non acquistarli più, li vogliono acquistare più tardi, d'accordo? E i prezzi diminuiscono perché la domanda diminuisce e quindi si genera altra deflazione e ancora di più i consumatori acquistano meno beni, i prezzi continuano a diminuire, ancora deflazione. Guardiamo il lato dell'offerta, le imprese. Le imprese vedono questi beni venduti. Inizialmente decidono di produrre di meno, un po' di meno, e di vendere i prezzi che si trovano nei loro magazzini. Però prima o poi, dopo un determinato periodo di tempo, se non riescono a vendere neanche i beni che si trovano nei magazzini, alla fine riducono drasticamente la loro produzione. E questo che cosa significa? Licenziano le persone. Se licenziano le persone, non dobbiamo dimenticarci che le persone che licenziano sono i consumatori che acquistano i beni. E quindi questi consumatori che prima non acquistavano i beni perché speravano di vedere i prezzi diminuire e quindi di fare un buon affare, adesso incominciano a non acquistarli perché sono stati licenziati e non hanno più veramente i soldi. A maggior ragione la domanda diminuisce e i prezzi scendono. E questa volta si uniscono le due cause. Da una parte sono quelli che hanno i soldi, ma non li spendono perché vendono i prezzi scendere, da una parte sono quelli che non hanno più soldi, sono stati licenziati. I prezzi diminuiscono ancora di più, i beni ancora più invenduti, d'accordo? E ancora più persone licenziate. Si entra in recessione, cioè incomincia a diminuire l'economia del paese, incomincia a diminuire e diventa molto difficile invertire la rotta. Perché non lo si può fare per legge, io posso, che faccio? Questa volta impongo un prezzo minimo, mentre posso provare a imporre un prezzo massimo, imporre un prezzo minimo diventa veramente difficile. È troppo forte l'incentivo a vendere al di fuori dei canali paralleli, al di sotto del prezzo minimo. Non so se rendo l'idea. Motivo per cui l'inflazione è vista realmente molto male da chi gestisce la politica economica di un paese. Ecco la ragione di questo dibattito. O tenete conto di un'altra cosa, e concludo questa breve panoramica sull'inflazione, che è un fenomeno molto complesso. Anni 70-80, inflazione del 20%, come mai il paese alla fine cresceva in quegli anni? Perché? Perché se no sarebbe un non spesso, sono stati gli anni di maggiore crescita del paese. Voi dovete sapere che in quel momento c'era un meccanismo di crescita dei salari molto particolare, per legge, che si chiamava scala mobile.
Che cos'era la scala mobile? Per legge i salari aumentavano della stessa percentuale dell'inflazione. L'inflazione aumentava del 20%, a parità di tutto, di compito, di lavoro, gli stipendi, i salari aumentavano del 20%. È andato avanti per più di un decennio questo meccanismo. Anche qui, magari nel breve periodo funziona pure, però cosa succede? I salari aumentano del 20%. Innanzitutto c'è un primo problema: chi li paga i salari? I salari li pagano le imprese. Quindi tutto il meccanismo funziona se c'è una, come dire, un delta temporale tra diverse azioni molto ridotto, perché le imprese all'improvviso per legge devono pagare il 20% in più di stipendi. È vero che i prezzi stanno aumentando, ma se le imprese non aumentano di volume d'affari di quel 20% si trovano in difficoltà. Il costo del lavoro in molte imprese pesa veramente tanto. Quindi è vero che i prezzi stanno aumentando del 20%, ma innanzitutto in media e non per tutti, mentre invece i salari aumentavano per tutti in media di quella percentuale. Quindi ci saranno beni i cui prezzi aumentano del 30 e beni i cui prezzi aumentano del 10. E le imprese che lavorano sfortunatamente producendo quei beni i cui prezzi aumentano del 10 vedono i salari aumentare del 20. I prezzi dei beni che aumentano del 10 si trovano in difficoltà, tanto per incominciare. E poi dobbiamo tener conto che questo aumento di moneta circolare così veloce genera altra inflazione che potrebbe superare anche quella precedente. Non è così lineare il fenomeno, non è così semplice. Se io sono all'improvviso, ho più soldi in tasca, anche se i prezzi aumentano del 20%, io posso essere portato a spendere di più, magari a risparmiare di meno. Non ci dimentichiamo che in tutto questo devo considerare il risparmio. Spendo di più di prima perché mi sento più ricco, senza essermi accorto che in realtà sono soldi, per così dire, finti, perché il potere di acquisto è costante. E se tutti fanno questo ragionamento, i prezzi salgono e si genera ancora più inflazione. Allora l'anno dopo io devo aumentare i salari una percentuale maggiore, mi sento ancora più ricco e alla fine posso entrare in una spirale inflazionistica molto forte. Quale sarà il risultato? Quello che è accaduto. Purtroppo all'interno di un'economia di tipo capitalista non c'è solo, purtroppo e per fortuna, purtroppo per questo tipo di paese, non c'è solo il paese con tutti gli scambi chiusi al loro interno, si acquista anche dall'esterno. All'improvviso aumenta la quantità di una moneta emessa nel mercato, nessuno degli altri paesi vorrà più, o comunque molto meno di prima, vorranno acquistare quella moneta. All'improvviso quella moneta si svaluta. E adesso è molto più complesso, prima capitava proprio così, da un anno all'altro. Che significa una moneta si svaluta? Aumenta la ricchezza di tutte le persone che ci sono all'interno di un paese, all'improvviso questa ricchezza crolla, perché non ci dimentichiamo che molti di quei beni sono comprati in valuta straniera, per esempio il carburante. Se la moneta si svaluta, all'improvviso io devo cacciare molti più soldi per acquistare i beni della valuta che è rimasta invece fissa. Motivo per cui circa anni 80 si fece pure un referendum in Italia, si è abbandonato comunque il meccanismo della scala mobile. Torniamo al tasso di inflazione, questo dopo questa lunga panoramica. Supponiamo di avere due periodi, partiamo da questa relazione, invertiamola, possiamo scrivere con dei semplici passaggi IPC T+1, moltiplichiamo questo termine per il PCT, passiamo questo dall'altra parte e mettiamolo in evidenza, sarà uguale a IPCT che moltiplica 1 più F T+1. Cioè se voglio calcolare i prezzi alla fine di un periodo di tempo, posso fare questo calcolo moltiplicando i prezzi all'inizio del periodo di tempo per il coefficiente 1 più F. Cosa vi ricorda? F uguale a 1 più I, no? Vedete, funziona grosso modo nello stesso modo. F uguale a P, 1 più I. Lì ottenere una cifra alla fine di un periodo di tempo era la cifra all'inizio moltiplicata. Rifacciamo l'operazione un altro periodo di tempo. IPC T+2 uguale IPC a T
per 1 più f t più 2. Sostituiamo, chiedo scusa, qua era t più 1 ovviamente, t più 1, t più 1. Sostituiamo al posto di pct più 1 questa relazione e otteniamo ipct più 2 uguale, sostituendo questa, ipc a t per 1 più f t più 1, 1 più f t più 2. Questa è la formula che mi permette di calcolare l'indice dei prezzi al consumo dopo due periodi di tempo, essendo noto l'indice dei prezzi al consumo all'inizio dei due periodi di tempo ed essendo noti i tassi di inflazione nei due periodi di tempo. L'indice dei prezzi al consumo nel 2016 è uguale a quello del 2014 per 1 più l'inflazione del 2016 per 1 più l'inflazione del 2015. D'accordo? Facciamolo per n periodi di tempo. IPC T più N è uguale all'indice dei prezzi al consumo a T che moltiplica 1 più F T più 1, 1 più F T più 2, puntini, 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 1 più F T più N. Questa è la formula che permette di calcolare l'indice dei prezzi al consumo n periodi di tempo dopo un istante t, a partire dall'indice dei prezzi al consumo nell'istante t, essendo note i tassi di inflazione in ciascuno di questi istanti. Ancora abbiamo parlato di anno base. Se l'istante t lo fisso con l'anno base, posso scrivere la stessa formula in questo modo: indice dei prezzi al consumo, l'anno base più n è uguale all'indice dei prezzi al consumo nell'anno base, che vi ricordo tra l'altro per definizione è uguale a 100, così l'abbiamo posto, ma comunque questa è la formula: 1 più f l'anno base più 1, 1 più f l'anno base più 2, puntini, 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 1 più f l'anno base più n. Stessa formula prendendo come riferimento l'anno base. Chiaro per tutti? Ci sono domande? Bene. Un po' come il tasso di interesse, mi è comodo definire un tasso di inflazione medio che indico con questo simbolo F soprassegnato. Si definisce il tasso di inflazione medio, si definisce il tasso di inflazione medio, quell'ipotetico tasso di inflazione, quell'ipotetico tasso di inflazione, quell'ipotetico tasso di inflazione supposto costante, quell'ipotetico tasso di inflazione supposto costante, che dà gli stessi effetti, che dà gli stessi effetti dell'inflazione reale nel periodo considerato. Quell'ipotetico tasso di inflazione supposto costante che dà gli stessi effetti dell'inflazione reale del periodo considerato. Esattamente la stessa definizione, cambiando la grandezza del tasso di interesse medio. O se noi, adesso vedremo come farlo, l'avessimo determinato, F segnato, come modificherei questa formula? Qui avrei indice dei prezzi al consumo a T più 2 uguale l'indice dei prezzi al consumo a T 1 più F per 1 più F, cioè 1 più F al quadrato. Qui avrei 1 più F alla N, così come lo avrei qui. D'accordo? E questo naturalmente mi serve per calcolare il tasso di inflazione medio. Posso scrivere indice dei prezzi al consumo a B più N uguale l'indice dei prezzi al consumo all'anno base per 1 più F segnato
elevato alla n. Questo significa avere un tasso di inflazione medio. Che significa dargli stessi effetti? Applicato allo stesso indice dei prezzi al consumo nell'anno base, mi deve dare lo stesso indice dei prezzi al consumo dopo n anni, sia in questo caso, sia nel caso dell'inflazione reale. E quindi, se deve essere vero ciò che ho detto, cioè applicando allo stesso indice dei prezzi al consumo di partenza, mi deve dare lo stesso valore finale, questo termine deve essere uguale a questo termine. E quindi deve essere vera questa relazione. 1 più f alla n deve essere uguale a 1 più f di più 1, 1 più f di più 2, continui, continui, 1 più f di più n. Questa è la relazione che mi permette di calcolare il tasso di inflazione medio a partire, essendo noti i tassi di inflazione di tutti i periodi di tempo considerati. Cosa facciamo? Abbiamo i tassi di inflazione singoli, utilizziamo questa formula, calcoliamo il tasso di inflazione medio, da questo momento in poi utilizzeremo le formule di cui prima, cioè voglio calcolare l'indice dei prezzi al consumo nell'anno base più 4 e conosco l'indice dei prezzi al consumo nell'anno base che è uguale a 100, moltiplicherò per 1 più f medio elevato alla quarta, d'accordo? Quindi se so questa grandezza che mi sono calcolato, questa la so perché nell'anno base la pongo uguale a 100, facilmente mi posso calcolare l'indice dei prezzi al consumo nei diversi anni. A proposito, non l'ho detto neanche quando ho parlato di interesse, adesso mi è venuto in mente. Qual è il campo di variazione del tasso di inflazione? Cioè, il tasso di inflazione F, lo scrivo qui sopra, a che intervallo appartiene? F appartiene all'intervallo, secondo voi a che intervallo appartiene? Notazione decimale, va? Può essere negativo, sì, l'abbiamo capito, defrazione. Quanto può essere negativo? Qualcuno l'ha detto correttamente, seppur timidamente. Quanto può essere? Ci può essere un tasso di inflazione negativo di meno il 50%? Sì o no? In maniera teorica, eh? Sì, questa sedia costa 20 euro, se il tasso di inflazione è di meno il 50%, cioè di meno 0,5, l'anno prossimo costerà 10 euro, la metà del prezzo. No? Il prezzo è diminuito del 50%, questo significa inflazione di meno 0,5. Costa 20 euro, dopo un anno costa 10 euro. Bene, quant'è il valore minimo negativo del tasso di inflazione? Meno il 100%, cioè meno 1. Questa sedia costa 20 euro, dopo un anno, se c'è inflazione di meno il 100%, costerà 0, l'avremo gratis. Meno che costare 0 non può costare, siamo d'accordo? E quindi scriveremo F meno 1 meno 1. Qual è il valore positivo massimo? Infinito. Un'inflazione pari al 100% significa che questa sedia che costa 20 euro l'anno prossimo ne costerà 40, ma potrebbe costare 60, potrebbe costare 100, potrebbe costare 100.000 euro, 100.000 euro, quello che ci viene in mente. Meno 1, infinito. Questo è il campo di variazione del tasso di inflazione. Visto che te l'abbiamo detto le volte precedenti, almeno mi pare, qual è il campo di variazione del tasso di interesse? Ci può essere un tasso di interesse positivo? Sì, lo sappiamo. Fino a quanto può arrivare?
investo 1000 euro, 100 euro, quanti ne posso guadagnare in un anno? Quanti ne posso guadagnare? Teoricamente, posso guadagnare 100 euro, sì. Tasso di interesse, di redditività dell'investimento uguale al 100%, a 1. Posso guadagnare 200 euro? Sì. Gioco al Super Enalotto 1 euro, vinco il jackpot che è 150 milioni di euro, vado a fare i conti, viene un tasso di redditività, insomma, bello elevato. Evidentemente, al di là dello scherzo, il tasso di interesse positivo può essere infinito. Non c'è dubbio. Può essere negativo il tasso di interesse? Sì, investo 100 euro, dopo un anno mi trovo 50 euro. Redditività dell'investimento uguale, in notazione percentuale, meno il 50%. Quanto può essere al minimo? Investo 100 euro, dopo un anno avrò 0, meno che 0, voglio dire, non posso avere, almeno normalmente, tranne casi veramente particolari, cioè tasso di interesse meno 1, quindi anche il tasso di interesse ha questo campo di variazione, meno 1 infinito, siamo d'accordo? In notazione decimale parliamo sempre di notazione decimale. Bene, ci ho premesso, 10 minuti che ci prendiamo per la pausa, tutto questo non ci serve. Questo lo lasciamo. Vediamo, iniziamo a vedere come si tiene conto dell'inflazione quando si ha a che fare con l'analisi degli investimenti. Bene, in realtà abbiamo due modi alternativi di tener conto dell'inflazione. Possiamo operare in due modi alternativi. Possiamo lavorare in valuta corrente o in valuta costante. Vediamo di capire che significa lavorare in valuta corrente e che significa lavorare in valuta costante. Che significa lavorare in valuta corrente? Significa fare quello che abbiamo sempre fatto sinora, cioè lavorare con gli importi economici così come sono nella realtà, quindi tenendo anche conto delle variazioni dei prezzi. Quindi lavorare con i soldi veri, i soldi reali, quello che abbiamo sempre fatto. Lavoriamo con i soldi reali e utilizziamo il tasso di interesse reale. Quando abbiamo a che fare con l'inflazione, però, esiste anche un altro metodo alternativo di calcolo che mi deve dare gli stessi risultati, badate bene, che come sempre possiamo operare in modi alternativi, ma il risultato deve essere unico, di lavorare con la cosiddetta valuta costante. Che cos'è la valuta costante? Sono gli importi di denaro al netto dell'inflazione, cioè a potere di acquisto costante. E tipicamente il potere di acquisto costante sarà rapportato a quello dell'anno base. Infatti si parla di valuta costante all'anno base. Lavorare con gli importi di denaro al netto dell'inflazione, cioè a potere di acquisto costante. Questo potere di acquisto costante sarà rapportato a un anno che abbiamo chiamato anno base, e quindi si parla di valuta costante all'anno base. Qual è il problema?
Se io opero in valuta corrente, ho oggi 100 euro, domani, tra un anno, 110 euro. Io non so se sto meglio oggi oppure se sto meglio tra un anno, perché non so di quanto sono aumentati i prezzi in quest'anno. Se invece lavoro a valuta costante dell'anno base, cioè, come vedremo, riusciamo a lavorare a potere di acquisto costante al netto dell'inflazione, fatto questa operazione, se io dico oggi ho 100 euro, tra un anno ho 105 euro, sono sicuro immediatamente che sto meglio tra un anno, perché tra un anno potrò acquistare una quantità di beni maggiore di quella che posso acquistare in quest'anno. Come si fa a passare dalla valuta corrente alla valuta costante? Vi do la formula e poi facciamo un esempio così capiamo da dove viene questa formula. La formula è questa: la valuta costante è uguale alla valuta corrente diviso 1 più f elevato alla n, dove per f intendo l'inflazione media, adesso in poi non starò più a mettere il soprassegnato, nel periodo considerato. Questa formula mi permette di passare da un importo di soldi veri in valuta corrente che si manifesta nell'anno n al corrispondente importo espresso in valuta costante nell'anno base che assumiamo coincidente con l'anno 0. Quindi anno 0 uguale anno base. Cerchiamo di capire da dove viene questa formula, facendo un piccolo esempio numerico. Supponiamo di avere due anni, n uguale a 2, solo due anni, che so, 2014 lo assumiamo come anno base, indice dei prezzi al consumo del 2014 uguale a 100 per definizione dell'anno base. E supponiamo di avere un tasso di inflazione F del 10%. Questo cosa significa? Che nel 2015, quanto sarà uguale l'indice dei prezzi al consumo? Quanto sarà uguale? Ho cancellato la formula, se ve la riguardate cosa era scritto. L'indice dei prezzi al consumo nel 2015 è uguale a quello del 2014 moltiplicato 1 più F. Quanto è F? Il 10%. Quanto è 1 più F? 1,1. 1,1 che moltiplica 100 significa che nel 2015 l'indice dei prezzi al consumo è 110. Quanto sarà nel 2016? Quanto sarà? 121, cioè uguale a 100 che moltiplica 1 e 1 al quadrato, o se volete 110 che moltiplica 1 e 1, che è la stessa cosa. D'accordo? Supponiamo per semplicità che nel sistema economico esista un unico bene. L'indice dei prezzi al consumo rappresenterà il prezzo di questo bene. Questo bene costa 100 euro nel 2014, ritorniamo agli euro, 110 euro nel 2015, 121 euro nel 2016. Qual è la logica? In valuta corrente, cioè in soldi veri, io starò altrettanto bene di quanto stavo nel 2014, d'accordo? Possedendo un ammontare di denaro pari a 100 euro, se nel 2015 posseggo almeno 110 euro, se posseggo di più di 110 euro starò meglio, se posseggo meno starò peggio. Nel 2016 io starò altrettanto bene di quanto stavo nel 2014 possedendo 100 euro, se possederò nel 2016 almeno 121 euro. Se ne posseggo di più starò meglio, se ne posseggo di meno starò peggio. Siamo d'accordo?
La logica è proprio questa. Invece di avere a che fare con soldi reali che mi rendono difficile, se non ho uno specchietto di questo genere, capire se sto meglio o peggio, io elimino gli effetti dell'inflazione dai soldi reali e mi riporto al potere di acquisto del 2014. In che modo? Dividendo per l'aumento di prezzi che c'è stato nell'intervallo di tempo considerato. In tal modo, nel 2016 io che cosa devo fare? Poiché i prezzi sono aumentati di 2 anni, di quanto sono aumentati? Di 1 più F al quadrato, io divido tutti gli importi che ho nel 2016 per l'aumento di prezzi che si è avuto tra il 2010 e il 2016. Appunto, divido la valuta corrente del 2016 per 1 più F, in questo caso per 1,1 al quadrato. D'accordo? Così facendo, dividendo questi importi del 2016 per 1,1 al quadrato e nello stesso modo dividendo questi importi per 1,1, io mi sono riportato immediatamente ad una misura del denaro in valuta costante che non tiene più conto della variazione dei prezzi, a potere di acquisto costante del 2014. No? Che cosa ho fatto? Ho, tra virgolette, normalizzato le grandezze rispetto anno per anno alla variazione di prezzi che si è avuta. Così facendo, appunto, se io ho un importo nel 2016 di soldi veri, 130 euro, d'accordo? Se io divido questi 130 euro per 1 più F al quadrato, cioè per 1,21, 130 euro è l'importo in valuta costante, ottengo lo stesso importo in valuta corrente. D'accordo? Quanto fa 130 per 1,21? Al volo, quant'è il numero corretto? Tanto dovrò pure fare qualche esercizio, così. Quindi questo importo, 130 in soldi veri che ho nel 2016, lo divido per 1,21 e mi fa 107,4 e ho il corrispondente importo a potere di acquisto costante del 2014. Lo vedete? Questo mi permette subito di dire che io mi posso permettere con questi soldi una quantità di denaro maggiore di quella che potevo permettermi con gli stessi soldi nel 2014. D'accordo? Perché mi sono riportato a questo valore, 107,4. Quindi, al netto dell'inflazione, mi sono trovato con un importo in valuta costante che è di 107,4. Quindi sto meglio con questi soldi, sto meglio con questi soldi nel 2016 di quanto stavo nel 2014 con 100 euro. E quindi posso rispondere immediatamente a questa domanda, no? Se confronto 100 euro con 130 euro, mentre in valuta corrente non riesco a fare questo confronto immediatamente, se riporto tutte queste cifre in valuta costante in uno stesso anno di riferimento, il 2014, adesso riesco a fare immediatamente questo confronto. Perché 100 in valuta costante nel 2014 rimane sempre 100 e il 130 diventa 107,4. Dove sto meglio? Sto meglio con 130 euro nel 2016 rispetto al caso di 100 euro posseduti nel 2014. Posso acquistare una più grande quantità di bene e sto anche di quanto sto meglio. All'incirca potrò acquistare una quantità di beni del 7% in più, 7,5%, 7,4% in più di quella che potevo acquistare con 100 euro nel 2014. Chiaro il concetto? Quindi utilizzando questo tipo di rappresentazione della valuta riesco immediatamente a liberarmi dall'effetto della variazione dei prezzi. Va bene, fermiamoci 10-15 minuti.